L'associazione Randagini nel Cuore è nata a maggio del 2016 per volontà di alcune gattare che operavano in maniera autonoma e hanno poi deciso di unirsi per offrire aiuto in maniera più organizzata, per il fatto che il randagismo felino è un problema molto diffuso ed è così che è nata l'associazione, che ha realizzato delle colonie feline a Mondolfo, Marotta, San Costanzo, Monteporzio e a San Michele al Fiume. I Randagini nel Cuore si occupano degli animali in tanti modi, pianificando i turni tra i volontari al fine di garantire giornalmente cibo ed acqua pulita in tutte le colonie di cui si occupano, controllare lo stato di salute dei gatti presenti, organizzare eventi di beneficenza al fine di raccogliere fondi per poter sostenere i costi sia del cibo che dei farmaci e per ogni altra necessità dei gatti, raccolte di cibo nei negozi della zona, incontri pubblici di sensibilizzazione al rispetto per gli animali e tanti altri progetti in cantiere. Noi siamo volontari, ci occupiamo di randagismo felino. Fortunatamente negli ultimi anni si sono aggregate tante persone e quindi questo ci ha permesso di occuparci al meglio anche di tante colonie. Avete tantissime attività di sensibilizzazione, pensate veramente a tante cose. Raccontateci per esempio quella del calendario. Il calendario è uno dei nostri eventi maggiori nell'anno. Abbiamo un concorso fotografico che parte da poco prima dell'estate e arriva fino a fine estate. Poi una giuria formata da fotografi sceglie le foto che andranno a far parte del calendario dell'anno successivo. Praticamente a fine novembre, inizio dicembre c'è la presentazione del calendario e la premiazione di chi ha partecipato. Sono veramente tanti gli eventi che organizzate, per esempio c'è la Cegattara. La Cegattara che è nata per scherzo l'anno scorso dicendo perché non uniamo tante gattare, no? Questa parola che sembra, no? Invece in realtà noi siamo orgogliosi di essere gattari, perché siamo le gattari del 2000 che si prendono cura dei gatti cercando di fare del loro meglio. Come fare per partecipare a questa cena? È facilissimo, basta contattare i nostri numeri e niente di più. C'è anche un altro evento che si terrà a maggio, che sarà? Sì, è il terzo e l'ultimo e si parlerà dell'elaborazione del lutto insieme alla psicologa Lucia Caimi e appunto si parlerà di questo doloroso evento, l'elaborazione del lutto a fronte dei nostri animali. Anche qui per iscriversi, solito procedimento. Esattamente, contattarci per prenotarsi. Come vi organizzate per le adozioni dei gatti? Allora, ci contattano tramite o la pagina Facebook oppure chiamando direttamente il numero dell'associazione e verrà fatto un colloquio telefonico anche per capire quale tipologia di gatto, perché ogni gatto ha una personalità e un carattere e si adegua anche in modo che la famiglia sia giusta per quel gatto. Io vorrei aggiungere a proposito delle adozioni che di contattarci e di seguire le nostre pagine Facebook, Instagram o Twitter, perché sono lì dove noi mettiamo i nostri gatti che possono essere adottati. Oltretutto vi occupate di raccogliere fondi per le spese per i gatti malati, raccolte cibo nei negozi della zona, tantissime attività che possono essere ritrovate sul vostro sito. Sì, sempre. Quando abbiamo le raccolte cibo informiamo le persone che ci trovano in quel determinato giorno, in un determinato negozio, tipo Cesano, l'Isola dei Tesori, Fidomania, Fano, che ci aiutano in questo, e anche le raccolte fondi. Qui abbiamo Tom e Jerry. Sì, sono Tom e Jerry, sono alcuni due gatti di questa colonia San Costanzo.